Benvenuti in un nuovo video. Scusatemi per l'assenza settimanale della settimana scorsa, ma sono stata super influenzata. Però io la settimana scorsa è arrivato il pacco da Snack Planet. Ovviamente ho ordinato io, ho speso all'incirca 60 euro. Troverete sia snack americani, vi faremo vedere, ma anche snack giapponesi. Devo dire la verità, subito è arrivato, due giorni lavorativi con GLS. Ecco il pacchetto, molto piccolo. Quindi speriamo bene, vai. Apriamo. Mr. Freshless. Snowball, che se non sbaglio era cioccolato e marshmallow. E all'inizio, sono sincera, pensavo tipo che fosse fragole, invece no. Oddio, sono morbidi. Ovviamente poi ci sarà anche il video recensione, come sempre. Io pesco un salato. Un po' rotte. Allora, della Lay's sono tipo le rustiche, però gusto teriyaki. Ma Subway non è un... gioco? No. È un tipo fast food. Marchio Lay's. Ecco qua. Teriyaki e... No, teriyaki. No, teriyaki. Okay. Sono molto particolari. Madonna, se mi spaventano tanti Takis. Sono sempre patatine. Cono? Com'era? Cono con chili e lime. Ci sono. Vabbè, secondo me è piccantissimo. Vedi, ci sono pure queste azzurre, però non c'erano. Sito. Devo dire la verità, è la prima volta che acquisto su questo sito, veramente ha tante novità. Infatti ho fatto un giro di tutti i siti americani e alla fine l'ho ordinato da qui, perché dopo vi farò vedere i prodottini carini che ci sono, specialmente per 2-3 prodotti. Ho detto no, vabbè, devo farlo. Ok, io prendo il fratellino, sempre Lay's, gusto chicken, gusto pollo. Prendo il telefono, ho fatto lo screen per andare più nel dettaglio. Sì, patatine gusto pollo fritto, eccole qua, costano un bel po', perché parliamo di 3,90€, 4 euro a confezione. Mamma. Quindi adesso buono, perché altrimenti è rabbia. Eccole qua. Allora, la nuova linea della Lind, Hello Salted Caramel, questo è, sono 100 grammi. Quindi è una tavoletta caramello salato, una veramente molto bella. Okay. Io prendo la sorellina, gusto crunchy cocco, quindi cocco crunchy. Quindi ci sarà dentro sicuramente latte con le scaglie di cocco. Belle. Bella. Allora, questo è un pesciolino. Vabbè, chiamiamolo. Mito, c'è scritto. È giapponese, è un pesce. È un pesce all'interno del cioccolato. Questo cioccolato l'ho voluto prendere perché è super famoso. E quindi l'ho preso. Sì. Poi questo aspettate, perché mi sono fatta lo screen, ma puoi vedere il pack mentre io trovo il gusto. Penso si veda. Sì. Questo qui, patatine noodles, sono dei tipo patatine a forma di noodles, gusto ramen al pollo. Speriamo bene. Ah, mi ispirano tanto anche poco. Diciamo, era l'unico sito in questo momento che aveva più cose. Sì, misto proprio. Sì, che non avevamo mai provato. Esatto, vai. Quindi tu l'hai pescata quella? Sì. Ok. Ma com'è carina! Allora, non lo so se si vede. Allora, io sto cercando il nome. Mamma mia, mi sembra. Che bella! Mi sembra tipo quella ragazza. A parte cavare acqua. Bella. Bottigliele là. Ma te lo dico. Si chiama. Tomomasu with peach, white, quindi è una bevanda gassata con pesca bianca. Che carina! Ma sai che mi viene in mente? Hai presente quella ragazza che seguo su TikTok che fa tutte quelle cose? Ecco. Bella? Bella. Esteticamente approvata. Approved. Penso sia bella, bella gassosa come questi. Aspettate che non mi ricordo mai il nome. Cacao Mochi. Dolcetti di riso alla cioccolata. Ah, sono di riso. Secondo me. Lo so. La consistenza un po'. Però proveremo. Made in Taiwan. Wow. Non lo so, però dai, secondo me. Ok. C'erano veramente tanti gusti, ovviamente ho preso quello là che poteva comunque piacerci. Una cosa semplice. Reese's Puffs Treats.
quindi una barretta con il soffiato. Questo soffiato, questa è burro d'arachidi e cioccolato. Non l'abbiamo mai provata questa. Vado io. Pringles, questo è formaggio piccante. Cheddar piccante, quindi ma voi non amate piccante, ragazzi. Questo della Pringles o queste cose. Beh, allora, in realtà si prospettano bene. Ma il sugo grande, sì. No, no, è quello classico, normale. Quasi quasi gli scucci. Questo è insomma nel reparto giapponese. Infatti sta scritto, vedi, giapponese. Qua. Dov'era? Questa è un'edizione limitata, gusto costine alla texana. Mamma mia, adoro. Secondo me si vede, ma è troppo rarina. È un formato piccolo, sì. Questo, che sarebbe un pan di Spagna al cioccolato con crema di marshmallow. Questo dai, forse il cacao è più buono dell'altro. Vediamo. Poi, Lindo. Ah, Lindo, sempre della linea Hello. Pretzel snack bites, quindi sono tipo palline, sì, sono dei pallini con questi, sul sito li chiamavano salatini, però con i pretzel all'interno, quindi è dolce salato. È bella questa linea di della Linda, mi piace. Costa un botto, però. Però 90 grammi, ma roba con la voce proprio. L'influenza. Lion, Nestle Lion, gusto burro d'arachidi, questa qui è anche un'edizione limitata che non abbiamo mai provato. Infatti ha la cosa in cartone. No, no. Sembra. Con il burro d'arachidi. Sì, però. Kit Kat Cheesecake. Però io le preferisco così perché almeno li proviamo e ciao, e non ci. Reese's Big Cup, gusto pretzel, quindi è il solito Reese's, però all'interno ci sono i pezzi di pretzel. Ma ce n'è anche un altro? Sì, sì. Ok. Lo puoi prendere anche, se lo facciamo vedere. E poi abbiamo preso sempre questo, così, con le patatine. Non so se si vede. Potato Chips Big Cup, quindi è sempre uno po' più grande con le patatine all'interno. Chissà, speriamo bene. Non vedo l'ora di provarli. Prego. Ok. Pesco. Allora, c'è una cosa che volevo vedere. Suppongo che sia un omaggio. Te le ricordi? Ci vedetelo pure l'altra volta. Cioè, non loro, però già ci uscì questo prodottino. Infatti le vedremo, le mie cuginette saranno molto felici. Poi che c'è un 15% di sconto. No, se fai una foto o un video del contenuto di questa scatola, pubblicala su Instagram taggandoci del 15. Beh, ma sarà a prescindere perché sto facendo doppia, tripla pubblicità. Quindi. Ok, vai, gli ultimi due prodotti. Io faccio questo, dai. Io faccio questo. Che carina. Questa è orange. Gusto arancia. C'era anche. Che carini i colori, C'erano anche altri due prodotti. C'era il Kit Kat Cookie, però me l'hanno rimborsato perché non c'era. E c'era anche un'altra bevanda che non c'era e quindi me l'hanno rimborsata. C'era tipo cocco e ananas. Esatto. Mentre tu fai vedere questo, io cerco un attimo il gusto perché non mi ricordo. Ok, patatine noodles gusto yakisoba. Che non so cosa sia. Penso qualche salsa, esatto. Comunque i pack sono bellissimi, non ci capiamo una mazza, ma sono veramente molto molto belli. Io non vedo l'ora di provare tutti i prodotti, sono veramente molto 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 curiosa. Anche io, quindi presto arriveranno nuovi video assaggi. Esatto, e quindi nulla, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!